Eccomi qui per un nuovo video, finalmente all'aperto, visto che il tempo ce lo permette, per parlarvi della mia formula dell'intelligenza che ho introdotto nel precedente video. Lì parlavo di quoziente intellettivo come la figura che racchiude gli aspetti misurabili dell'intelligenza. Ci sono quelli convergenti, ma anche alcuni aspetti divergenti, quindi il cosiddetto lateral thinking. In quel caso possiamo rientrare anche nel campo della creatività, quindi il lateral thinking secondo me andrebbe splittato nelle due componenti, misurabile e non misurabile. Ci sono test come il Torrance Test of Creative Thinking che prevede quattro sezioni, quattro aspetti, cioè si devono dare un numero elevato di risposte a uno stimolo, ma quelle risposte vengono differenziate a seconda del numero, dei campi che vanno ad investire, che vanno diciamo a comprendere. Poi in base alla rarità statistica delle risposte e a che grado di dettaglio raggiungono queste stesse risposte. Allora, l'originalità della risposta e il dettaglio accoppiate, secondo me, vanno nel campo dell'aspetto misurabile dell'intelligenza, ovvero rispondere in maniera precisa, dettagliata e possibilmente nuova, originale, quindi geniale, a una domanda. Dare tante risposte sensate, coerenti, ma non le migliori possibili, rientra nel campo della creatività. Questo perché lo sto dicendo? Perché è stato misurato e provato che il quoziente intellettivo e la creatività sono correlati in maniera forte fino intorno ai 120, massimo 125 punti in deviazione standard 15. Quindi si parla di una correlazione fino a un certo livello. Se gli aspetti della creatività che rientrano nel QI sono soltanto alcuni, questo avrebbe molto senso, in quanto poi il grado di differenziazione, il grado di diciamo analisi che andiamo a compiere per vagliare le risposte migliori potrebbe essere comunque assolto a partire da quel livello in avanti. La mia formula dell'intelligenza spiega anche molte altre cose, essendo l'intelligenza a mio avviso un'unione, un'amalgama differente da individuo a individuo di aspetti misurabili, quindi quoziente intellettivo e aspetti dell'intelligenza emozionale, può essere variamente declinata. E se per esempio prendiamo un Asperger ad alto funzionamento, quale sono io, abbiamo la possibilità di dire che ci sono aspetti come ad esempio le social skills, l'empatia cognitiva, che possono essere allenati, quindi si può usare il quoziente intellettivo per compensare gli aspetti carenti, mentre altre abilità sono piuttosto innate e quindi si fa molta fatica a superarle, a migliorarle, come la sopportazione degli stimoli e la gestione delle emozioni. Questo l'avevo già spiegato così tra le righe, ma preferisco specificarlo bene. Riprendevo l'idea di Daniel Goleman, di intelligenza emotiva divisa in quattro parti, in quattro sezioni. Ora, indipendentemente dal fatto che siano corrette o meno in questa differenziazione, io la voglio utilizzare per accoppiarla al discorso quoziente intellettivo, quindi aspetto misurabile dell'intelligenza, sia convergente sia in parte divergente, per riuscire ad amalgamare il tutto e a pervenire a una nozione, diciamo, definizione coerente di intelligenza che manca in psicologia. Non abbiamo il quoziente intellettivo e l'intelligenza emozionale sullo stesso piano, ma abbiamo che il quoziente intellettivo, a mio avviso, è posto su un livello superiore, in quanto possiamo usare esso per compensare gli aspetti, alcuni aspetti deficitari dell'intelligenza emotiva, ma non viceversa. Allora abbiamo, diciamo, il quadro quasi completo, ma manca ancora una cosa. Manca dire perché l'intelligenza non è racchiudibile in un numero e sicuramente si modifica e diciamo è mutevole nel tempo, in quanto gli aspetti non misurabili e comunque variabili dell'intelligenza emotiva vanno ad essere racchiusi nel discorso di intelligenza e quindi a renderla per definizione mutevole, in quanto c'è una variabile che può modificarsi nel tempo a seconda delle interazioni o di questioni personali. L'intelligenza cinestetica la escludo, quindi non sono d'accordo assolutamente con Gardner su questo punto, nonostante mi sia stato detto da persone che hanno pubblicato che essa avrebbe comunque un ruolo nello sviluppo dell'intelligenza, ma sarebbe come dire definiamo la forza fisica definendola come allenarsi con i pesi. No, la forza fisica è la capacità di spostarli, che poi l'allenamento migliori questa capacità in generale è un altro discorso a parte. Ecco perché la creatività è positivamente correlata con lateral thinking, perché ci sono delle aree che si vanno a sovrapporre, che appartengono ad una e all'altra. Quel test che ho citato è un test di creatività che comprende aree di lateral thinking, ovviamente. Ed ecco anche perché non sono assolutamente d'accordo con la teoria delle intelligenze multiple di Howard Gardner, il professor Gardner,
perché egli erroneamente confonde le abilità con l'intelligenza, le aree deputate a una certa funzione con la capacità innata di svolgerla e sviluppare interazioni. Questa è la mia idea, dunque ripudio la teoria delle intelligenze multiple di Gardner e mi concentro su quello che sto sviluppando attingendo a piene mani dalla teoria di Goldman. Tuttavia non do per scontata che essa sia corretta perché non ne ho bisogno. La teoria di Goldman potrebbe anche essere imprecisa, tuttavia va a coprire quelle aree che altrimenti rimarrebbero aperte a un dibattito successivo. Ci sono molti corollari a questa mia formula che vanno a spiegare delle relazioni reali, delle condizioni verificabili, come ad esempio il perché un Asperger ad alto funzionamento può, volendo, riuscire a mascherare la sua non neurotipicità. Vi rimando al prossimo video, domenica 28 febbraio dalle 18:30 circa in poi sarò live per discuterne con voi, quindi vi invito a seguirmi, a postare dei commenti se volete, soprattutto a seguirmi sul canale. Ciao, un saluto da Marco e al prossimo video.